Ragazzi, buonasera, benvenuti in camera mia. Sono qui stasera a presentarvi i Tropical che mi sono arrivati. Ne ho sempre dediti da Sailor Moon. Questi sono i Tropical che fanno riferimento ispirati ai Lipstick Transformation di Sailor Uranus e Sailor Neptune. Come potete vedere, entrambi gli scatoli sono tutti marchiati, hanno il marchio argento Bandai, Bandai scritto qui, Tamashii Nation, entrambi, con tutte le spiegazioni e quant'altro. Qui in entrambi abbiamo anche il fogliettino con le spiegazioni in inglese. Spiegazioni in inglese per il volume e quant'altro, alto e bassa. Lo stesso di Neptune. Quindi passiamo direttamente ai Proplica, ragazzi. Allora, questi Proplica, da che io sappia, questi Proplica, che ancora adesso proverò insieme a voi, interagiscono anche tra di loro, però bisogna sempre pigiare il pulsante. Quindi cercherò di fare il mio meglio con il telefonino e con una sola mano. Già all'interno dei Proplica sono presenti delle pile, escono già col Proplica, a differenza di quelli vecchi. Ultimamente li stanno facendo già con le pile all'interno. E su ogni Proplica, allora, queste sono le basi che escono con un doppio sostenitore, sia per tenerle in modo frontale che laterale, come vediamo qua. Entrambe le basi formano la forma di Yin e Yang del Tao cinese. Per lo più, anche se questo è ovale, quello è sferico, comunque è circolare. Adesso proviamo le funzioni, vediamo un po'. Partiamo da Neptune. Vediamo che funzionalità ho attivato. Prima trasformazione. E ora l'attacco. Bella musica, penso che vada di inoltranza finché non la terminate voi premendo di nuovo il pulsante. Infatti, quindi qua abbiamo ascoltato la trasformazione e l'attacco di Sailor Neptune. E ora passiamo a quello di Uranus. Sposto un po' Neptune, altrimenti. Clicco qui. Si è acceso il simbolo di Urano. Questo è l'attacco. Quindi ora basta di nuovo cliccare qui, altrimenti la musica è ripetuta in oltranza. Adesso vi mostrerò i tasti. Allora, con questo si sceglie la funzionalità del suono che vogliamo ascoltare, poi si preme questo di sotto per dare avvio alla parte me melodica, mentre invece questo altro pulsante che notiamo qui, questo qui, è per la voce sia della trasformazione che per l'attacco o per i dialoghi. Ora abbiamo visto la trasformazione e attacchi, adesso andiamo a vedere i dialoghi. Per vedere i dialoghi,
vedere, ascoltare, scusate, i dialoghi, bisogna premere su entrambi di nuovo il primo pulsantino qua. Vedete, ogni qualvolta sentiremo questo twin 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 twin, significa che alla conclusione del dia che il dialogo tra le due guerriere si è concluso. Ora partiremo con Neptune, perché si è accesa prima Neptune, vedete? Significa che deve parlare prima lei. Quindi andiamo. E questo dialogo è finito. Ora partirà un nuovo dialogo. Per far partire un nuovo dialogo, bisogna di nuovo ripremere. Dai, che io penso di nuovo questi pulsanti qua sopra. Vediamo, non lo so. Vediamo. Ah no. Non bisogna premere niente. Solo quello laterale. Ora è finito il dialogo, quindi si ripremono. Di nuovo i tasti sopra. Vediamo cosa succede. In questo caso. In questo caso penso che stiamo ascoltando gli attacchi senza le voci. Pigiamo di nuovo questo pulsante. In entrambi i cetri.